Buonasera a tutti. Ok, abbiamo fatto, penso, una discreta prestazione. Abbiamo, chiaro, i primi minuti sono stati una sassata importante, un 11-0 che ci ha un po' condizionato durante la partita, ma siamo stati bravi a non mollare, a rimanere lì. E riuscire nel tempo a venire fuori anche con qualche giocatore che magari all'inizio era un po' in difficoltà. È chiaro che c'è un divario tra le due squadre, è evidente, cioè, non è un segreto che Trapani è la squadra più forte che questo campionato sta proponendo, perlomeno nel nostro girone, e hanno fatto una bella partita. Noi nel secondo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo giocato con la giusta aggressività, con la giusta intensità e anche con i ragazzi che magari di solito giocano un po' meno, sono molto orgoglioso per loro. È una squadra questa che è chiaro che non ha vissuto nell'ultimo periodo, tolta Urania, un momento facile e sappiamo che tutto quello che sta succedendo ci sta rinforzando. Il fatto di rinforzarci, dobbiamo essere quindi pronti per la partita straimportante che ci aspetta domenica. Il nostro compito sarà quello di avere quell'atteggiamento che magari nell'ultima partita in trasferta è purtroppo mancato, in quelle partite dove giochiamo contro le nostre competitor, quelle che stanno nel gruppo insieme a noi. Abbiamo una partita casalinga, abbiamo aprire contro Vigevano e deve essere chiaramente giocata col massimo dell'entusiasmo, perché alla fine l'entusiasmo e la positività non devono mai mancare, ma con gli occhi giusti a partire dal primo secondo fino all'ultimo. Quindi così, è stata una partita abbiamo faticato un po' a tirare 3 punti come al solito nelle ultime partite all'inizio, poi siamo riusciti. È chiaro che il gioco interno contro Trapani diventa più difficile perché occupano bene l'area, sono più grandi di noi e quindi trovare degli spazi risulta difficile. Siamo arrivati nel quarto quarto, penso che il quarto quarto abbiamo anche vinto in assoluto il quarto quarto, ma siamo arrivati anche sotto la doppia cifra di svantaggio, siamo arrivati a meno 7, meno 6, eravamo arrivati anche a meno 6. Quindi è stata giocata con la giusta testa e ora però, come ripeto, il nostro focus deve essere a prepararci assolutamente al meglio e probabilmente anche di più per domenica. Grazie.